Puntata di Donne di Fede in questa nuova stagione. Grazie a Dio per tutte le testimonianze che abbiamo raccontato nell'arco di questi anni. Abbiamo avuto qui ospiti a Donne di Fede, qualsiasi tipo di donna, di qualsiasi età, di qualsiasi mansione. Possiamo dire che qualsiasi sia stato il loro ruolo nella società o l'età che hanno diverse l'una dall'altra, queste donne hanno tutte in comune la fede in Dio, la fede che ci aiuta, che ci sostiene. Ringrazio il Signore prima di ogni cosa perché Lui ci consente di stare insieme, ci dà la possibilità di raccontare le grandi opere che Lui fa. Attraverso le testimonianze abbiamo fortificato le vite di tanti che stanno passando dei momenti difficili. Infatti la puntata di oggi è la fede, la forza della fede nelle avversità. E abbiamo raccontato di storie che veramente hanno dato forza nelle avversità. Chi potrebbe resistere alle tante avversità e sollecitudini della vita se non persone ripiene di Dio, con la forza di Dio? Molti restano schiacciati, molti restano distrutti sotto le oppressioni, le difficoltà, ma grazie a Dio, il nostro rifugio, la nostra forza, Lui ci sostiene, ci porta avanti. E abbiamo raccontato tantissime testimonianze e abbiamo ricevuto anche tantissime persone che ci hanno scritto e hanno detto che attraverso le testimonianze che abbiamo raccontato sono state toccate. E il Signore l'ha fortificata. Questo è il punto. Ah, vai e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Non valeva soltanto per quelle persone che vivevano nel tempo in cui Gesù è vissuto su questa terra, che hanno ricevuto il loro tocco miracoloso da parte di Dio, che hanno ricevuto liberazione, guarigione, morti che risuscitano. Non vale solo per loro, ma vale per tutte le generazioni che hanno continuato a sperare nel Signore. Quando il Signore opera, quando Lui si manifesta, quando Lui interviene miracolosamente, noi abbiamo il dovere di raccontare le opere grandi che Dio fa. E quindi noi iniziamo questa nuova stagione ringraziando il Signore e ringrazio anche tutte le donne che hanno scelto di condividere la propria storia. Sapete, non è facile raccontare la propria storia, soprattutto quando ci sono delle storie delicate. Abbiamo avuto qui ospiti delle donne che hanno raccontato delle storie delicatissime, eppure l'hanno fatto perché attraverso la loro sofferenza altre hanno potuto trovare un punto di riferimento, un esempio da seguire. Quindi che il Signore veramente continui ancora a benedirci e a benedire tutte le donne che ancora saranno ospiti qui e raccontando la loro vita, il loro vissuto, le loro esperienze, come Dio le ha liberate. Bene, perché noi oggi parliamo della forza che viene dalla fede nelle avversità? Perché in realtà è una risorsa. Quando noi ci troviamo in difficoltà, la forza della fede è una risorsa per quelli che hanno fede in Dio. Quindi noi, quando ci sentiamo venir meno, quando sentiamo la disperazione che invade la nostra vita, quando pensiamo che tutto è finito, ecco che la fede ci viene incontro. Ecco che la fede è quella forza in più che non hai, che viene da parte di Dio. Vi ricordate Jairo, come disse a Gesù? Mentre seguiva Gesù, qualcuno gli andò a portare quella triste notizia, gli portò una triste notizia dicendo: lascia stare il maestro perché ormai tua figlia è morta. Questo era quello che dicevano quelli che venivano da casa sua. Ma Gesù, vi ricordate come rispose? Non temere. Solo abbi fede, quindi ecco che la fede è una risorsa. E noi non crediamo perché ci fa bene credere, noi crediamo perché abbiamo la certezza
che Dio opera. C'è qualcuno che pensa che è una sorta di terapia. Ah, fa avere fede in certi casi fa bene, ti aiuta a mantenere su il morale perché credere in qualcosa che ti fa sperare. La nostra fede è certezza. Noi abbiamo per esperienza visto che il nostro Dio non viene mai meno. Se ti sei perso le puntate di Donne di Fede, se vuoi ascoltare qualche testimonianza attinente alla tua storia, vattene a cercare anche sulla playlist di YouTube. Ci sono tante testimonianze di tante storie, una diversa dall'altra, che possono incoraggiare la tua fede, che possono aiutarti. Avere fiducia, avere fede vuol dire avere fiducia in Dio, credere che Dio ha un piano perfetto, credere che Dio ha tutto sotto controllo. Quindi, quando si parla di fede, non è altro che piena fiducia in Dio. E Signore proprio ci chiede di aver fiducia, sapete perché? Perché nelle difficoltà tante volte ci viene naturale lasciar perdere, mollare tutto. Invece la fiducia, la fede ci aiuta a perseverare, ad andare avanti, a credere fermamente. Quindi se noi guardiamo anche le avversità della vita, se noi le guardiamo avendo piena fiducia in Dio, noi le affrontiamo in un modo diverso, l'attitudine sarà diversa. Quindi quando non c'è fede in Dio, allora noi, anche il nostro modo di parlare sarà sbagliato, incominceremo a dire Dio non mi ama, Dio mi ha abbandonato, quindi incominceremo a parlare nel modo più sbagliato in assoluto. Ma quando c'è fede, noi allora sappiamo che il nostro Dio ha un progetto per noi. Allora diremo, il mio Dio ha un piano per me, il Signore mi tirerà fuori, da questa prova ne uscirò ancora più forti. Sì, perché la fede ci rende più forti, il Signore ci insegna a confidare in Lui. Quindi, quando ci troviamo nelle difficoltà, dobbiamo allenarci. E qualcuno si chiederà, come faccio ad allenare la mia fede? Con la preghiera, e non è scontato, e con la meditazione della parola. Nel momento in cui noi preghiamo, ci stiamo sfogando con Dio. La preghiera non è soltanto qualcosa che consiste, che un dialogo che consiste nel parlare con Dio in un modo retorico. Signore, grazie per questo giorno che ci hai dato. Signore, provvedi per noi quello che ci necessita. Non è solo questo. La preghiera, essendo un dialogo con Dio, con nostro Padre, è anche un momento dove noi ci possiamo sfogare e possiamo raccontare a Lui quali sono le nostre frustrazioni, le nostre preoccupazioni. E quante persone ci sono che dicono io prego ma Dio non mi risponde, vero? Ci sono tante persone che dicono così, ultimamente qualcuno ha scritto e ha detto sì ma io prego, gli chiedo le cose, ma lui non mi risponde. Il modo di rispondere di Dio attraverso la lettura. Ecco perché è necessario pregare e meditare. Perché mentre tu preghi parli con Dio, mentre tu leggi è Dio che parla con te. E allora, se noi ci dimentichiamo questo passaggio, allora il Signore non avrà modo di parlarci, perché Lui ci parla attraverso la Sua parola. Lui ci ha lasciato la parola vivente, una parola che abbiamo tutti nelle nostre mani. Abbiamo tutti la possibilità di accedere a una Bibbia, di averla, di acquistarla, anche tante volte vi viene regalata. Quindi, se tu vuoi delle risposte, cerca nella parola di Dio. Molte volte le prove, le avversità vengono viste soltanto come un freno, come qualcosa che ci viene contro per bloccarci. Anche i dubbi vengono nella mente anche di chi ha iniziato a credere. E avere dei dubbi non è sempre sbagliato. Se vi ricordate, ci sono stati alcuni personaggi della parola, che scritti appunto nella Bibbia che hanno avuto dei dubbi. Quando noi ci troviamo nelle difficoltà e sorgono dei dubbi nella nostra mente, noi non li dobbiamo guardare tanto come ostacoli, ma come opportunità per approfondire. Quante volte ci siamo trovati in delle difficoltà che ci hanno portato a dubitare di ogni cosa? E proprio quei dubbi sono stati motivo per andare più a fondo. E allora noi dobbiamo cogliere tutte le opportunità e non lasciare che le difficoltà ci affossano, ma che siano dei trampolini di lancio per andare più avanti. Allora, tutto dipende da noi, da quello che vogliamo fare, dalla direzione che abbiamo intrapreso, dallo scopo della nostra vita, se vogliamo conoscere di più il Signore, se stiamo servendo di più il Signore perché vogliamo arrivare a un traguardo nostro umano, carnale, se invece lo stiamo servendo, lo stiamo amando perché abbiamo compreso il grande sacrificio che Lui ha fatto per noi. Nel momento in cui noi abbiamo piena fiducia in Lui, ci verrà
facile. Ovviamente l'abbiamo detto tantissime volte che non sempre si accetta, umanamente parlando, una difficoltà, anzi non si accetta mai. Nessuno dice: ah, che bello, mi trovo in difficoltà. Però possiamo dire che quando ci siamo trovati in difficoltà, dopo la difficoltà superata, noi siamo resi conto che ne siamo usciti fortificati da quella prova. Una cosa importante, ci sono degli aspetti che dobbiamo considerare e che ci aiuta a affrontare le difficoltà, non è soltanto la relazione con Dio, ma anche la relazione con i membri del corpo. Non ci dimentichiamo che abbiamo l'opportunità di stare con altri fratelli e sorelle che credono e sperano in Dio, che lodano il nome del Signore. Infatti il Salmo 133 dice: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che fratelli vivano insieme. È come l'olio profumato che è sparso sul capo e scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita eterna. Quindi la comunità, l'essere parte del corpo di Cristo è un sostegno, un supporto, ma è anche un luogo di benedizione. Qui non parla di un edificio, parla di una condizione di fratelli e sorelle che dimorano insieme, che portano i pesi l'uno dell'altro, che si sostengono a vicenda, che pregano l'uno per l'altro. Ecco com'è buono e quanto è bello quando i figli di Dio dimorano assieme, quando i fratelli dimorano assieme. È una benedizione stabilita dal Signore. Quindi, un aspetto importante, non ci dobbiamo dimenticare che l'appartenenza alla nostra, al corpo rafforza la nostra fede, anche perché quando facciamo parte di un corpo, oltre che a sostenerci l'un con l'altro, possiamo anche nutrirci delle testimonianze che vengono da altri membri. Quante volte ci è capitato che una persona che non conosceva la condizione, il momento che stavamo vivendo, ci racconta un episodio della sua vita, pensando di raccontare giusto un episodio che edificasse la nostra vita, senza sapere che noi lo stavamo vivendo in quel momento. E noi abbiamo capito che se quella persona in quel preciso momento stava raccontando quella sua testimonianza, era perché serviva a noi, il Signore stava parlando a noi. Se noi ci isoliamo, siamo prede facili per il nemico. Quindi nessuno tenda ad isolarsi, ma tutti dobbiamo cercare di stare insieme al corpo. Quindi vogliamo considerare che insieme siamo una forza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. La parola di Dio ci dà tanti esempi di uomini e di donne che sono stati incrollabili nella fede. Uno di questi è sicuramente Giobbe. Giobbe, che è conosciuto come l'uomo che ha passato tante prove ma non ha mai rinnegato Dio. Poi c'è Davide, che ha passato tante difficoltà, è stato perseguitato da Saul, ha rischiato di morire tantissime volte, eppure nei suoi salmi leggiamo continuamente un Davide che cerca il Signore, che cerca rifugio in Lui, ma che spera in Lui. Un Davide che si lamenta, ma che spera pure. È bella la parola di Dio perché ci fa vedere gli uomini per quello che sono, nella loro umanità, nella loro fragilità, e anche noi ci possiamo rivedere. E quindi non è un peccato mostrarsi deboli. Quante volte ci siamo sentiti in colpa perché, passato un momento di difficoltà, abbiamo dimostrato, abbiamo manifestato la nostra debolezza. Abbiamo dimostrato la nostra debolezza, ma dimostrare la debolezza non è sbagliato, perché altri uomini, vedendo che anche noi siamo deboli come loro, possono trovare in noi un motivo di incoraggiamento e possono pensare: se ce l'ha fatta lui, che ha le mie stesse debolezze, ce la posso fare anch'io. E Davide quante volte nei suoi salmi proprio si evince tutta la debolezza che aveva come uomo, la fragilità, la paura. Quando lui gridava al Signore, diceva: quando mi verrai in aiuto? Quando mi soccorrerai? Molti sono i miei nemici intorno a me. Vediamo che non si nasconde. Quando prega, si manifesta per quello che è, con tutte le sue paure, le preoccupazioni, le sue ansie. E anche l'Apostolo Paolo
Dice, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Eppure leggiamo che lui passa dei momenti di grande difficoltà e lui continua ancora a servire il Signore, fermo nella fede, continua ad andare avanti. E lo vediamo in diverse difficoltà che lui affronta. Quindi noi vogliamo ricordarci che è importante perseverare, perché la fede ci rende resilienti. La fede ci rende, è una fonte di resilienza perché in realtà noi sperando in Lui, sapendo che Lui ha tutto sotto controllo, sapendo che il nostro Dio trasforma il male in bene, ecco che ce ne fa uscire fuori dalla prova senza essere distrutti. Un uomo e una donna che riescono ad uscire fuori dalla prova senza essere distrutti sicuramente sono fortificati e hanno delle esperienze in più. Ricordate Giuseppe? Infatti Genesi 50-19 dice così. Giuseppe disse, non temete, io sono forse il Signore Dio, voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e ai vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Meraviglioso, vero? Questo è un Giuseppe che ci dà la dimostrazione che ha fede in Dio, che si fida ciecamente di Dio, che sa che Dio ha un piano, che lo stesso Dio che ha dato, che gli ha parlato attraverso un sogno, non verrà meno. Una fede costante, una fede che resiste. Una fede che lo porta avanti. Infatti, la parola di Dio, come dice, vale più la fine che l'inizio, perché lui ha persistito, perché lui è stato costante, allora lui ha visto anche un Dio che ha operato nella sua vita. Ma sapete, non sono soltanto cose che accadono nella Bibbia, che leggiamo soltanto nella Bibbia. Molti pensano, vabbè, ma a quei tempi il Signore operava, la presenza di Dio si manifestava, ancora oggi il Signore opera. Infatti, voglio mostrarvi una testimonianza di una nostra amica che si chiama Angelica, che ha passato una prova molto dura. E lei ci racconta proprio come il finale della sua storia, iniziata con grande dolore, invece è un finale glorioso. Ascoltiamo la testimonianza di Angelica. Tutto inizia nel 2016, quando scopro di essere incinta della mia seconda bambina. Al quinto mese di gravidanza, al controllo l'ecocardio, mi dicono che la bambina ha una cardiopatia molto grave, una delle più gravi. Consiste in mezzo cuore, praticamente. E da lì già sono iniziate le prime lotte, anche se speravo con tutto il mio cuore che non fosse vero, che magari era un errore. Al giorno del parto tutto viene confermato, partorisco nella cardiochirurgia pediatrica di Taormina, dove non vedo mia figlia ovviamente perché dovevano intervenire subito. Il parto è già stato molto molto difficile perché avevo una grave anemia, quindi mi hanno fatto trasfusioni di sangue. È stato veramente brutto. Pensavo di non uscire viva da quei ferri. E niente, mi dicono che signora, la diagnosi è confermata. E da lì è iniziato il calvario, che appunto è durato 3 mesetti, siamo stati 3 mesi all'ospedale, la bambina ha avuto diversi interventi e alla fine poi non ce l'ha fatta. Ho vissuto parecchi anni nel dolore, non volevo fare niente. Pensavo che la mia vita era rovinata e pensavo che per me non c'era più speranza, perché quando perdi un figlio, tu pensi che non c'è più speranza per la tua vita. Però la cosa straordinaria è che con Dio c'è sempre Sì, speranza. Dove magari parlavano del lutto, dove il Signore dice che io muterò il tuo lutto in danza,
Devo essere sincera, in alcuni periodi e chi ha provato questo dolore sa a cosa mi riferisco. Mi davano fastidio, devo essere sincera, perché pensavo che per me non era così. È impossibile, dicevo, che tu puoi trasformare il mio lutto in danza. E ad oggi mi sono ricredute come, perché quello che c'è scritto nella parola di Dio è verità. E magari Amen. ci vuole il suo tempo Gloria a per Dio. accettarlo. Ed è vero, lui ha trasformato, ha mutato il mio lutto in danza. Ed è straordinario perché solo lui riesce a fare questo. E Dio medita per noi sempre pensieri di pace. E lui, in realtà, il dolore ci prepara, per qualcosa di molto più grande. Io credo che, come anche Gesù ci insegna, attraverso il dolore noi capiamo chi siamo realmente. Perché quando le cose vanno bene, la tua vita comunque va avanti, ma non scavi in profondità e non scavi neanche nella conoscenza con Dio. Io ho conosciuto il Signore nel mio dolore, l'ho conosciuto in profondità. Per com'è. E questo è meraviglioso perché solo attraverso la sofferenza, ecco, quando soffriamo, noi quello è il momento giusto per approfondire la conoscenza con Dio, perché ha trasformato il mio dolore occupandomi degli altri. Occupandomi degli altri mentre curo le ferite degli altri, Dio cura le mie. Gloria a Dio. Ed è così che Dio trasforma il dolore, donandoci agli altri. Un po' di tempo fa il Signore mi dice queste parole: ascolta la mia fede che ho messo dentro di te e sii attenta ad ogni cosa che ti dirò, perché da una piccola cosa farò nascere una grande opera. Queste parole non le ho comprese subito, ma erano entrate dentro. E dicevo, Signore, come faccio ad ascoltare la fede? Com'è che si ascolta la fede? Non capivo, per tanto tempo non ho capito. E così piano piano, piano piano, questa fede che lui aveva messo dentro di me iniziava a crescere sempre di più. E così proprio sento il bisogno di fare qualcosa, di servirlo. E appunto mi dà il nome, il cuore di Clara, che è il nome attuale dell'associazione. E là non sapevo ancora cos'era il cuore di Clara. E un giorno mi dice queste parole, questo desiderio di maternità infrenabile che senti, tu lo userai per gli orfani e per i bambini che non hanno amore. E da là si è completato, come dicevi tu, il puzzle. Era quella risposta che stavo aspettando, perché dentro di me sentivo questo forte peso, questa compassione, questo amore per i bambini. Non riuscivo a capirlo. E lui appunto mi ha indicato la strada. E così ho deciso di fondare l'associazione Il Cuore di Clara, che si occupa di orfani. Attualmente ci occupiamo di orfani in Africa, in Uganda, e devo dire che Dio è meraviglioso perché non sappiamo quel seme cosa diventa. Ad oggi io guardo l'opera sua. E lo ringrazio immensamente perché non mi sarei mai aspettato tutto questo. Però lui cura il nostro dolore quando noi ci doniamo agli altri. Nel mio caso è stato così. Curando gli altri ha curato il mio dolore. Io mi sento di consigliare che c'è speranza, perché quello che vedete oggi è solo grazie a Dio. Cioè non ce ne sono supereroi. Ecco, questo voglio precisarlo. Io non sono un supereroe.
Mi sono sentita anch'io senza forze, debole, senza speranza. La differenza la fa il Signore. Solo Lui può fare la differenza nella nostra vita. Ecco, Lui si prende carico del nostro dolore e lo alleggerisce. È come se ci prende in braccio e piano piano, piano piano ci accompagna. C'è speranza. C'è speranza per la tua vita ed io sono la testimonianza vivente, perché magari oggi appunto vedete una storia che già comunque ha avuto il suo percorso, ma 5 anni fa per me non era così e quindi Dio mi ha portato a questo punto, perché non ho lasciato mai la sua mano, non ho lasciato mai la sua mano e lui può mutare ogni cosa. Quando arriva Gesù, tutto cambia. Tutto cambia. Con lui la parola fine non esiste. Quello che per noi è fine, per lui è solo un inizio. Un'altra cosa che dal dolore escono appunto delle cose meravigliose. È strano da dire, ma è la verità. E quindi bisogna tenere duro e confidare nel Signore sempre e non lasciare mai la sua mano. Gloria a Dio, che bella testimonianza Angelica, la testimonianza di una donna che nonostante le grandi avversità, nonostante il grande dolore che si è abbattuto sulla sua vita, ha continuato a sperare e a credere. In quella puntata si parlava e il tema era Che seme sei? E lei ha detto una cosa bellissima Angelica, ha detto il dolore fa scoprire chi sei. Quando ne soffriamo, quando passiamo dei momenti di difficoltà, proprio come un seme ci rompiamo. E allora lì esce la nostra vera natura. E il germoglio incomincerà a spuntare e poi si vedrà il frutto. Allora noi dobbiamo resistere nella prova. E tante volte ci sentiamo proprio come quel seme che è stato atterrato, isolato, al buio, al freddo, e sentiamo che per noi non c'è più nulla da fare. Invece, proprio quando pensiamo che non c'è più nulla da fare, è quando proviamo quel dolore che ci spacca, e allora noi dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci a resistere. Una fede che ci aiuta a resistere per vedere la gloria di Dio. La fine vale più del principio, abbiamo detto. Infatti, avete ascoltato di Angelica, di come il Signore ha trasformato il suo dolore e di come anche ha manifestato le sue fragilità umane. Ha detto 5 anni fa non era così. Forse c'è qualcuno che sta seguendo questa diretta e si vede perso, distrutto, abbandonato e pensa per me non c'è più nulla da fare. Anche lei lo pensava. Eppure il Signore a suo tempo ha mostrato la sua gloria e quella donna oggi può testimoniare. Infatti se c'è qualcosa che dobbiamo continuare a fare, se diciamo di avere fede, è continuare a cercare il Signore, continuare a pregare, continuare a meditare intorno alla sua parola, perché leggendo la parola di Dio noi acquisiamo gratis saggezza. Più ne meditiamo, più saggezza acquisiamo gratuitamente. Infatti il Signore come dice? A chi manca di saggezza la chiede a Dio che la dona generosamente a tutti senza rinfacciare niente, quindi senza pagare un prezzo. Ma noi se vogliamo acquisire sempre più saggezza dobbiamo meditare, dobbiamo esercitare il ringraziamento. È meraviglioso quando i figli di Dio riescono a trovare un motivo per ringraziare il Signore anche nelle difficoltà. Questa è una pratica spirituale, un esercizio spirituale che non dobbiamo mai abbandonare. Quindi anche quando ci troviamo in grandi difficoltà e il nemico vuole farci rinnegare Dio, lo spirito della moglie di Giobbe, ancora servi Dio, ma rinnegalo e muori. Scacciamo quello spirito che viene tante volte a suggerire anche alla nostra vita, rinnega Dio e muori. Perché se noi rinneghiamo Dio, moriamo. Ma noi invece dobbiamo trovare motivo di ringraziamento. Giobbe disse, sia lodato il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore, anche quando perse ogni cosa. Quindi anche noi dobbiamo imparare ad esercitare il ringraziamento. Abbiamo milioni di motivi per ringraziare il Signore e dobbiamo ringraziarlo continuamente. Dobbiamo stare attenti a nutrire la nostra fede anche con quello che ascoltiamo. Questa è anche un'altra pratica spirituale. Forse può non sembrare una pratica l'ascoltare, il filtrare, ma lo è.
Infatti la fede viene dall'udire. E noi cosa ascoltiamo? Mettiamo un filtro alle nostre orecchie, facciamo un censimento di quello che dobbiamo ascoltare e quello che non dobbiamo ascoltare. È fondamentale sapere ascoltare quello che edifica la nostra fede. Infatti la parola di Dio ci invita a riunirci insieme e poi dice se qualcuno ha una parola buona che edifica chi l'ascolta, la dica. Quindi quando siamo insieme ci dobbiamo edificare. È vero che se c'è qualcuno che si ha una parola buona che edifica, la deve dire, ma è vero anche che c'è la responsabilità di chi ascolta. E noi vogliamo avere la consapevolezza di sapere che se stiamo ascoltando qualcosa che non fortifica la nostra fede, la demolirà. E noi siamo responsabili, dunque, di ciò che ascoltiamo. Quindi attenzione. I filtri, le cose che ci aiutano, gli esercizi che ci aiutano sono la preghiera, la meditazione, quello che si ascolta e chi si frequenta. Attenzione anche a chi frequenti, perché anche le compagnie possono influenzare la tua vita. Chiedi al Signore di affiancarti delle persone spirituali. Chiedi a Dio di aiutarti a trovare delle amicizie giuste che ti avvicinino a Dio, che non ti allontanano da Dio. Ora noi non vogliamo fare la selezione di persone, ma abbiamo bisogno di compagni di viaggio. Il Signore li mandò a due. Abbiamo bisogno di persone che hanno le stesse nostre intenzioni, che vogliono arrivare ai nostri stessi obiettivi e traguardi. Noi conosciamo tante persone e siamo chiamati a parlare a tante persone, ma ci sono delle persone nello specifico che faranno un cammino, un percorso con noi. Quindi vogliamo fare attenzione a queste pratiche spirituali che ci aiutano a crescere. Qualcuno penserà che è normale avere fede quando già si conosce il Signore. Non è così. Anzi, proprio perché si conosce il Signore, tante volte ci viene naturale pensare che ce lo meritiamo. Ah, io servo il Signore da 20 anni, da 30 anni, quindi noi pensiamo che perché conosciamo il Signore da tanti anni, ci meritiamo, no? Da parte di Dio a diversi interventi, noi ce lo meritiamo. Invece no. Anche sul giusto piove, sul giusto e sull'ingiusto piove, accadono delle cose. Ha detto Angelica una cosa importante, un'affermazione importante, Dio nella nostra vita che fa la differenza. C'è il racconto di una donna che si chiama Elizabeth e lei non era credente, era un tipino particolare, aveva un papà e una mamma con due religioni diverse e lei un giorno si scagliò sia contro il padre che contro la madre perché nella sua vita, nella sua famiglia si abbattevano sciagure una dietro l'altra. E allora lei era confusa. Il Signore va incontro a quelli che sono confusi per mettere loro un seme di fede che poi pian piano crescerà. Quindi, anche se ci sono delle persone oggi qui che stanno seguendo questa diretta e non hanno ancora fede in Dio, probabilmente è accaduto qualcosa nella tua vita o sta accadendo qualcosa nella tua vita che ti mettono con le spalle al muro. Quindi tu dovrai andare dal Signore e discutere con Lui per dire: Signore, io ora voglio comprendere qual è la verità, voglio capire qual è la verità. Proprio come ha fatto Elisabeth, lei un giorno prese di petto suo padre e sua madre e disse: Dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Disse ai suoi genitori che servivano due dì diversi. Ora ascolterete la testimonianza, non vi voglio anticipare nulla. E accade qualcosa di straordinario. Ascoltiamo la testimonianza di Elisabeth. Ora mio padre e mia mamma, uno musulmano, l'altro cattolico, l'altra cattolica, loro avevano 15 figli e dopo un po' di tempo i figli si ammalavano spesso e mio padre è andato da un mago e il mago ha detto: c'è proprio un malocchio sulla tua famiglia per quelli che i tuoi figli si ammalano sempre. E allora mio padre e mia mamma, se anche avevano le loro religioni, quelle non bastavano più, andavano da maghi, da fattucchieri, per togliere un malocchio. E per togliere un malocchio, purtroppo, da 15 figli siamo rimasti
quattro figli, perché ogni volta che tornavamo da questi giri, da maghi, da fattucchieri, uno dei miei fratelli si ammalavano e poi, dopo il tempo di portarlo all'ospedale, era la morte. E allora in questo posso già dire, Mariana, che i maghi, i fattucchieri, tutto quello che è occulto, sedute spiritiche, le carte, tutto quello che può essere occulto, non risolve i nostri problemi. Ma queste cose ci allontanano di più, ci allontanano. E da questa esperienza mia con la mia famiglia, che vedendo tutti i miei fratelli e le sorelle che morivano l'uno dopo l'altro, e siamo rimasti quattro, mi sono così arrabbiata perché ho detto non c'è Dio, non esiste. Se esisteva Dio, perché tutte queste cose sono accadute alla mia famiglia? Dicevo a mio padre: dov'è il tuo Allah? Dov'è il tuo Mohammed che non ha protetto la tua famiglia? Mi giravo anche verso mamma e dicevo: mamma, dov'è la Madonna? Dov'è? Dov'è la tua religione? Loro non sapevano darmi una risposta. E allora, da questi dispiaceri e delusioni, io sono entrata in una depressione forte. E così ho cercato a togliermi la vita, e posso dire oggi, è una grazia che ho avuto, perché tante persone che hanno provato il suicidio non sono più tornati, ma per me è stata una grazia e la riconosco. Mi sento una privilegiata e dico, da quella esperienza che ho preso, perché non voglio andare in tanti dettagli per non prendere troppo tempo, che ho preso quel giorno, quelle che non dovevo fare, ho preso quelle compresse, una scatola piena per togliermi la vita, sono caduta dopo aver bevuto tutte queste medicine. Però cadendo, vomitando sangue, per me era come un viaggio. Ed è lì che uscirà il titolo della mia testimonianza oggi, Il passaporto. Quando sono caduta, ho visto il mio corpo nel sangue e vedevo la mia vera persona che volava, volava, ma volava verso una città. Ma una bella città che sembrava fatta di diamante, brillava da lontano la luce. Però per un tratto del viaggio vedo davanti a me una folla di persone, ma quella folla era divisa in due. Una fila a destra di persone vestite di bianco, un bianco così di splendore. Mentre quelle persone della sinistra erano vestiti con veste grigi. E queste veste grigi si vedeva dal volto di quelle della sinistra che erano angosciati, erano tristi. Ma quelli della sinistra che avevano quelle veste bianche erano sorridenti e tenevano in mano un passaporto. Ma io mi rendevo conto che non era un passaporto ordinario, era qualcosa di speciale. E allora io ero come l'ultima arrivata e ho detto dentro di me: io non voglio andare a sinistra, voglio andare con quelli della destra. Guarda come risplendono, guarda come sono pieni di gioia. Loro sono sicuri che stanno andando in un posto di pace, di gioia, di serenità, di festa. Allora io voglio andare a destra. Mentre che io cercavo avvicinarmi, c'era un dirigente, anche lui vestito di bianco, e mi fa: Elisabetta, tu non puoi metterti a destra perché non hai chiesto a nascere e non puoi neanche toglierti la vita.
Non hai il diritto di toglierti la vita. La vita è un dono di Dio. E allora lì mi sono fermata. E quell'autorità che ha gridato il mio nome mi disse: vai a sinistra, visto che ti sei tolta la vita, a sinistra. Quando io cercavo a mettermi alla sinistra, sentivo un'angoscia, una sofferenza e dicevo ancora dentro di me: no, io non posso stare a sinistra perché quelle persone vanno in un luogo di tormento, di sofferenza, di pianto, di stridore di denti. Io non voglio andare perché ho già sofferto nel mondo. Però, mentre che io dicevo questo dentro di me e dicevo: voglio tornare a casa per prendere anch'io il mio passaporto e essere anche vestito di bianco come quelli della sinistra. Mentre che volevo girarmi, vedo proprio davanti a me quella città e il dirigente che mi aveva chiamato per nome disse: Elisabetta, guarda là. E io guardavo, vedi quella città? E la vedevo bella, come ho detto all'inizio, bellissima, mai visto una città bella come quella sulla terra. E allora io la guardavo e dicevo: ecco la città della pace, è la città della gioia, è proprio là che vorrei entrare. Però non ce l'ho il passaporto. E allora io torno a casa, mi sono girata, per me stavo correndo per arrivare a casa e prendere il mio passaporto. Quando mi sono sentita arrivare a casa, apro gli occhi e vedo una folla di persone in casa perché mio fratello maggiore era un medico e quando ho preso quelle medicine che l'hanno chiamato dall'ospedale arrivato, ha provato lui a rianimarmi. A rianimarmi non è riuscito e ha buttato tutto il macchinario, ha detto: è morta, non vale la pena, meglio proprio fare tutto per portarla via, seppellirla. E allora quelle persone erano lì per portarmi al cimitero. Era la morte dichiarata da un medico. Però quando ho aperto gli occhi, qualcuno ha detto: ma la siete sicuri che questa ragazza è morta? E tutti sì, ma sta proprio aprendo gli occhi, sta muovendo le mani. E mia cognata, che sarebbe la moglie del medico, mio fratello, si avvicinò: Elisabetta, ma sai tu cosa hai fatto? Ho detto: no, so una cosa, che lì c'è bisogno del passaporto per entrare in quella città bellissima, la città della gioia e della pace. E lei mi fa: ok, va bene, aspetta, dopo ne parleremo. Però io sapevo quello che stavo dicendo. Lì c'è bisogno del passaporto. E allora, da quella, allora mi hanno riportato all'ospedale per farmi una cura, proprio per aiutarmi. E così sono tornata in vita. Però dopo un mese di questa cura, che i medici hanno detto: veramente questo è un miracolo, perché questa ragazza non poteva, era proprio morta. Però se vive è già un miracolo, ma non potrà mai avere figli perché tutto dentro è distrutto, rovinato. Ma vi posso dire, cari, Dio non fa cose a metà. Quando fa, inizia una opera, la porta a termine. Io posso dire: Dio mi ha ridato vita, ma non solo, mi ha mandato a sposarmi, che mio marito si chiama Roger Coquin, e abbiamo avuto dei figli, due maschi e due femmine. E io ringrazio Dio per questi miracoli nella mia vita. E vi posso ancora dire, cari, dopo la morte c'è vita.
c'è vita, però prima di andare abbiamo bisogno di fare una scelta. Conoscere Gesù, perché Gesù è il passaporto. È come qualcuno mi dice, perché dopo un mese di questa esperienza mia, arriva in Costa d'Avorio un grande evangelista e ho chiesto ai miei di portarmi là per non entrare in tanti dettagli. Quando mi portarono là a quella evangelizzazione, questo missionario evangelista francese fece un appello e disse: qui in questo stadio pieno c'è una ragazza che ha fatto questa esperienza dalla morte alla vita. Ragazza, toglierti la vita non è quella la soluzione. Sei una ragazza stanca di vivere. Hai pensato che toglierti la vita era la soluzione. Non è questa la soluzione. Vieni qui a prendere il tuo passaporto, Gesù Cristo, per entrare nella città celeste, la Gerusalemme celeste, dove non ci sarà più pianto, dove non ci sarà più sofferenza, dove c'è la pace. E da quel giorno io ho detto, ma se fosse un africano, io direi, qualcuno gli ha parlato di me, della mia esperienza, ma era un francese, era un europeo che non aveva mai conosciuto la Costa d'Avorio, era la prima volta. E allora lì ho capito che Dio esiste, Dio c'è. Dio si rivela, Dio conosce tutto della nostra vita. Ecco, vedete, il Signore a volte opera in modi straordinari. Questo è un modo straordinario di operare nella vita di una persona che si è ribellata perché voleva conoscere la verità. E quindi siamo tornati al dubbio che ci aiuta a cercare, a scavare più a fondo per trovare delle risposte. E Elisabeth ha trovato queste risposte. Quindi ci sono delle persone che conosci che vivono in uno stato di ribellione. Non ti disperare. Forse proprio quello stato di ribellione darà loro la possibilità di trovare la vera fede, di conoscere Gesù, il passaporto per entrare nell'eternità. Il Signore opera in maniere straordinarie e diverse, Lui non opera sempre allo stesso modo, quindi per carità, non allacciamo le nostre esperienze con quelle degli altri pensando che il Signore fa copia e incolla. Lui ci tratta in modo diverso, opera in modi diversi, ci raggiunge, ci conquista in modo diverso. Quindi qualsiasi sia, o quello che stai passando, forse con delle persone vicine a te che ancora non si sono arrese completamente al Signore, non devi disperare, anche quella è fede, perché Dio ha tutto sotto controllo. Quindi noi continuiamo a pregare e a mettere dinanzi al Signore anime che Lui già ama. Non è che noi dobbiamo pregare, dobbiamo convincere Dio di amare a tal punto i nostri figli, la nostra famiglia, i nostri amici, da attirarli a sé. Lui già li ama. Dio è morto, Cristo è morto per tutto il mondo. Quindi anche a Lui sta a cuore la salvezza. Noi continuiamo a intercedere per fede e Dio opererà. Voglio lasciarvi con due passaggi biblici, uno più bello dell'altro, e vi consiglio di leggerli, ma vorrei anche prima di leggervi darvi un altro consiglio. Create, non lo so, organizzatevi con un diario per raccontare a voi stesse quello che Dio ha fatto. Anima mia, ricorda i benefici che il Signore ha fatto all'anima, a te stessa. Quindi noi possiamo scrivere in un diario tutte le esperienze che abbiamo passato, scrivendo la data, scrivendo quello che è accaduto, scrivendo anche le nostre richieste di preghiera, le nostre necessità. Anche perché nel momento in cui il Signore interverrà e risponderà, noi possiamo continuare a scrivere il diario dicendo nella data, e andiamo a prendere la data dove abbiamo esposto il nostro problema, io avevo questo problema, ma oggi do gloria a Dio con un grande punto esclamativo perché Dio ha risposto. E quando noi facciamo questo lavoro, non sarà utile soltanto per noi, ma sarà utile anche per chi poi dopo di noi lo riceverà in dono. E sarà una grande eredità.
Quindi scriviamo quello che il Signore fa, cominciamo a scrivere tutto quello che il Signore fa, scriviamo anche le nostre richieste di preghiera, scriviamo anche quando il Signore ci parla, un diario proprio per raccontare l'esperienza che abbiamo con il Signore quotidianamente. Questo ci aiuterà e fortificherà la nostra fede. Bene, voglio leggere alcuni versi che sono scritti in Isaia 41:8 e se senti che questi versi sono per te, annotali e sottolineali nella tua Bibbia in modo che tu li puoi leggere e puoi prendere forza da questi versi. Dice così, Isaia 41:8, ma tu Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, mettici il tuo nome, come ti chiami? Maria, Stefania, Rebecca, Rachele? Mettici il tuo nome. Tu, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio. Tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto tu sei il mio servo. Ti ho scelto, il Signore ha scelto te. Mettici il tuo nome. E non ti ho rigettato. Forse tu pensi che hai fatto qualcosa di sbagliato al punto che il Signore ti abbia rigettato. Tu non temere, verso 10 meraviglioso, perché io sono con te. Non ti smarrire perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai e non li troverai più. Questo verso è straordinario. Tu li cercherai e non li troverai più perché non crederai ai tuoi occhi. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è. Perché io, il Signore, il tuo Dio, ti fortifico con la mia mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Qual è la tua difficoltà? Qual è il tuo problema, la tua avversità? Ricorda di queste parole, recitale se ne hai bisogno, leggila ad alta voce, in modo che la tua fiducia in Dio possa dimostrare a Dio che tu veramente ti stai fidando di Lui e stai tranquillo. La nostra fiducia, la nostra fede in Dio è un test d'amore. Salmo 46, verso 1, e con questo concludo, dice: Dio è per noi un rifugio e una forza. Un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si muovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo dalla dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio soccorrerà al primo chiarore del mattino. Meravigliosa parola del Signore. Il Signore, insomma, oggi pomeriggio ci sta invitando a non temere, perché Lui non può essere scosso. E se ci rifugiamo in Lui, se confidiamo in Lui, chi potrà venirci contro? Quindi stai serena, perché il nostro Dio è dalla nostra parte. E noi oggi vogliamo ringraziare il Signore con una breve preghiera. Vogliamo chiedere al Signore veramente di fortificare la nostra fede. Prega insieme a me. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore perché sappiamo che abbiamo tante fragilità, ma sappiamo anche che la tua parola ci fortifica. Noi possiamo ogni cosa se speriamo in te, se ci nutriamo della tua parola, se confidiamo in te continuamente, perché tu sei il nostro Dio che ci aiuta, che ci soccorre, che ci sostiene, che ci guidi, Signore. Noi non è una convinzione mentale, noi viviamo, Signore, una condizione reale. Perché tu, Signore, ogni giorno ci fai vedere la tua mano paterna che ci assiste e ci protegge. E ti chiedo, Signore, di accrescere la nostra fede. Se ci sono degli amici, Signore, che stanno seguendo, che ancora non hanno sperato in te, ancora non ti hanno accettato, ancora non hanno creduto in te, Padre, fa che questa sia l'occasione giusta affinché loro ti possano mettere alla prova. Signore, benediscila abbondantemente, fa che oggi, Signore, il loro cuore possa diventare morbido per sceglierti. Ti prego anche per tutti i tuoi figli che stanno passando delle sofferenze, che sono messi a dura prova.
fa che veramente da questa prova possano uscire fortificati. Aiutaci a fare meglio la tua volontà, soprattutto nelle difficoltà. Te lo chiedo nel nome di Gesù, che sei amato e benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Bene, è stato bello stare insieme, non vi nascondo, anche emozionante, quindi abbiamo detto dall'inizio di questa puntata che anche mostrare le nostre fragilità non è peccato, però è stata una bella benedizione. Dio vi benedica, vi ricordo che le nostre puntate andranno in onda regolarmente il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14 e poi in replica la sera alle 22:30 per chi alle 14 non può, ovviamente può seguirle in TV. Sul canale 245 oppure li puoi cercare sui social che già sono disponibili tra un'oretta circa. Dio vi benedica, ci vediamo alla prossima diretta. Benedizione.